Mirëseerdhët në Public Square, unë jam Ditmir Bushati. Ky është episodi parë për 2024-ën. Kam të ftuar një njëri special, Roberto Saviano, gazetar, shkrimtar, eseist, njeriu që mori famë botërore për shkak të denoncimeve të guximshme ndaj mafjes italiane dhe ndaj organizatave që kontrollonin një pjesë të mirë të ekonomisë të vendit. Dua të flas me Roberto Savianën për konceptin e tij për lirinë, për shkak të jetës me plot privime që ai ka, si pasojë e denoncimeve të tij mjaft guximshme. Për kulturën e makinerisë së Baltës që i kundërvihet kulturës së denoncimeve. Dua të flas me të gjithashtu për raportet ndërmjet mafjes italiane dhe asaj shqiptare dhe se çfarë mund të bëjmë më mirë qeveritë e dy vendeve tona për ta përballuar këtë fenomen. Cilat janë mësimet që ne mund të nxjerrim nga Italia mike për sa i përket mentalitetit ton si shoqëri në përballimin e këtij fenomeni dhe luftën e pakompromisë që duhet kemi ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Çfarë duhet bëj politika, magjistratët, media, biznesi, shoqëria në përgjithësi. Gjithashtu dua të diskutoj me të duke qenë se ai ka qenë një zë mjaft kritik për sa i përket protokollit të nënshkruar mes dy qeverive, sa italiane dhe shqiptare, për pritjen e refugjatëve që vinë kryesisht nga Afrika në Shqipëri. Pse ka meraqe Roberto Saviano për sa i përket kësaj marrëveshje? Çfarë duhet kemi ne parasysh në rast se kjo marrëveshje do të zbatohet, jo vetëm nga pikpamja e lirive dhe drejtave themelore të njeriut, pra nga e shoqëri standard ndërkombëtar dhe europian, por edhe për sa i përket implikimeve të ndryshme të krimit të organizuar. Dhe mbi të gjitha, dua të ndaj me të opinionet dhe analizat se çfarë mund të bëjmë më mirë Shqipëria dhe Italia që marrëdhënia mes dy fqinjve të jetë sa më efektive. Mirë se erdhët në Public Square, Roberto. Është kënaqësi që sot të kem një të ftuar special, Roberto Saviano. Dhe dua ta nis bisedën me ju me një pyetje rreth lirisë dhe raportit tuaj me lirinë për shkak të jetës me shumë privime që ju bëni. A ja vlen ta sakrifikosh lirinë qoftë edhe për një qëllim klart publik? Ho capito cos'è la libertà quando l'ho persa. Solo perdendo le cose probabilmente noi ci accorgiamo di quanto valgono. Può sembrare retorico, ma è proprio così, o almeno è stato così per me. Io avevo 26 anni quando sono finito sotto protezione, dopo aver scritto Gomorra, e sono ancora sotto protezione oggi che ne ho di anni 44. Perdere la libertà quando sei sotto protezione significa che tutto ciò che assieme, nel mio caso, ai carabinieri. Mi chiedi se vale il sacrificio, se questo impegno ha dato senso e vale la pena, come dire. E la mia risposta non è probabilmente la risposta che ti aspetti. Cioè io ti dico che non vale la pena. Non vale la pena perché quando ho fatto questa scelta ero giovane, il dramma che stavo vivendo mi nutriva, mi faceva sentire, non eroico perché non mi sono mai sentito tale, gli eroi sono morti, ma mi sentivo al centro di una forza, la forza della parola, che immaginavo di dominare e invece poi ho perso tutto. E perdi anche per una parte del paese credibilità, perché il fatto che io sia ancora vivo, una parte, la più cattiva, spesso la più incolta del paese, dice: ma come, non dovevano ammazzarti? E quindi è tutto un'impostura se sei vivo. Quindi alla tua domanda se vale la pena ti rispondo io: no, tornando indietro non lo farei. Roberto, si që thadë, ju keni qenë i ri si gazetar, kur filluat denoncimet ndaj mafias, ndaj kontrollit që e ushtron mbi strukturën e caktuar ekonomike në Itali, ndaj krimit organizuar, fillimisht në gazetë dhe më pas u bëti famshëm, jeni shumë i famshëm edhe në Shqipëri, kur shkruat librin Camorra. E thatë që për ju ka qenë një sakrificë që në base nuk ja ka vlejtur, por interes kam të di
Sa ka ndryshuar shoqëria italiane në përballjen me këtë fenomen? Pra, klasa politike italiane, institucionet, magistratët, media. E bëj këtë pyetje sepse ne jemi vend e fshinj dhe kam interes të kuptoj se cilat janë mësimet që mund nxjerrë shoqëria shqiptare në përballjen me këto fenomene. Accendere la luce sui fenomeni criminali certamente ha un enorme vantaggio, quello di permettere alla società civile e non più soltanto agli addetti ai lavori di capire le dinamiche, capire come funziona un appalto, capire come il riciclaggio del denaro sporco conquista i cantieri, le imprese, la politica. Il risultato, per esempio, di Gomorra e non solo di Gomorra, di tanti altri lavori, è stato quello di aver acceso la luce su una zona di Napoli, su una dinamica napoletana e trasformarla, perché sotto i riflettori, quando c'è analisi, significa che c'è volontà di trasformazione. Quindi sotto i riflettori le cose mutano e soprattutto quando quel fenomeno viene compreso smette di farci paura. Qualcosa che comprendi, qualcosa che puoi controllare o quantomeno non ti fai controllare da quella cosa. E mi soffermo sulla parte finale della tua domanda, quando mi dici cosa può imparare l'Albania in questo senso. Beh, moltissimo. I nostri sono paesi vicini in tutti i sensi, anche se negli ultimi anni culturalmente è sembrato allontanarsi l'Albania e guardare molto più all'Inghilterra e alla Germania del passato. Cosa può imparare l'Albania dall'Italia? Moltissimo. In realtà non solo l'Albania, anche la Germania, la Francia, la Spagna, come dinamica di studio antimafia l'Italia ha da insegnare. Può sembrare strano, ma invece è così. E noi abbiamo l'antimafia, intendo come leggi, come capacità di ricerca, quindi scientifica, migliore del mondo, insieme agli Stati Uniti. E quindi volevo dire, l'Albania innanzitutto deve uscire da un problema, l'omertà. L'ansia di non parlare del crimine, temendo di farlo, temendo quando lo fa di diffamare il proprio paese. Deve uscire da questa sorta di dinamica pericolosissima, di ridurre tutto a un problema di bande che non contano poi davvero nel paese. Non deve temere che raccontare il crimine nel proprio paese possa significare danneggiare i propri emigranti, la propria gente in giro nel mondo che già sono vittime di pregiudizio. E quindi le istituzioni albanesi temono di poter aggravare questo pregiudizio, peggiorare quindi la condizione degli immigrati parlando di crimine. È il contrario. Il pregiudizio lo si combatte, il pregiudizio che esiste ed è terribile, lo è stato anche sugli italiani. Italia mafia, terribile lo è stato per direi oltre un secolo, è stato un peso enorme, lo è oggi ma con minor dramma. Quindi conosco bene questo tema, ma non c'è altra strada che per smontare questo pregiudizio che seguire il percorso del racconto, della dialettica, della luce, dell'analisi, mostrando a chi ha questo pregiudizio che si è esattamente dalla parte opposta di quel pregiudizio, e cioè che c'è quel male ma lo si combatte, e cioè che è vero che una parte della popolazione è dentro quella situazione ma l'altra è coraggiosamente contro quella situazione. E quindi questo l'Albania può imparare ed è necessario che lo faccia, perché il rischio è che poi sia troppo tardi. Roberto, ti jesh gazetar investigativ apo eseist, shkrimtar, të flasësh për temat nxehta, për grupe apo organizata kriminale, për mafien, të flasësh për emra konkret? Natyrisht është një akt kurajos që ju e keni bërë dhe vazhdoni ta bëni në vimësi. Por nga ana tjetër, ka edhe një ekosistem, do ta quaj, kundër sulmi ndaj njerëzve që denoncojnë. Me sa që kam ndjekur dhe ju ndjek juve, ju zakonisht i kundër përgjigjeni sulmeve dhe akuzave që vinë në drejtimin tuaj. Mirë po, ne jetojmë në një botë me një
zhvillim të vrullshëm teknologjik. Dhe jam interesuar të di për shtypjet e juaja, si ka ndryshuar dinamika e makinerisë Baltës ndaj jush për temat që ju keni denoncuar dhe jeni një njeri mjaft I zëshëm, sidomos në botën ku ne jetojmë, pra ku ka garë për klikime, të vërtetë alternative kështu me radhë. Dhe sa kjo e ndikon punën tuaj? Questa è una domanda complessa. Sento di dire che certamente la macchina del fango e la delegittimazione oggi è lo strumento primo per attaccare gli individui. Lo usano le mafie, lo usano I regimi, ma lo usano anche le normali imprese, I normali partiti in democrazia, I giornali. E spesso le persone diventano strumento della macchina del fango senza saperlo. Diffondono informazioni contro una persona false, non danno tregua a un individuo senza motivo. E, quindi io, come tutti, sono dentro questa dinamica. Quello che succede però è che a un certo punto ti rendi conto, parlo per l'Italia, che in mancanza di bersagli simbolici, per esempio a sinistra, le destre scelgono gli intellettuali, è successo con me, è successo con Michela Murgia e non soltanto, è successo in passato con altro tipo di figure, con Berlusconi per esempio, dicevo, si sceglie l'intellettuale da attaccare al posto del politico e questo è molto grave perché l'intellettuale non ha il Parlamento a difesa. Quindi, per esempio, deve pagarsi le cause. Io sono stato portato a processo da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini. Loro non possono essere portati a processo da me, perché hanno l'immunità parlamentare. E quindi c'è disparità. Succede che quando viene attaccato un intellettuale, il messaggio è un messaggio autoritario. Cioè, tutti gli altri che attaccheranno faranno la sua fine. La mia fine significa che ti cancellano le trasmissioni televisive. Hanno cancellato la mia trasmissione televisiva Insider, già realizzata da Rai 3. La macchina del fango è quella che prende qualsiasi elemento contro di te, perdi una causa, c'è un elemento di controversia, e invece di trasformarlo in dibattito o analisi, lo trasforma in un attacco continuo e ingiustificato. O peggio ancora, inventa cose mai esistite. O altro ancora, ti sta addosso con il gossip, lasciandoti intendere noi ti seguiamo ovunque. Tutto ciò che fai uscirà di buono e di meno buono. Quindi è il problema del nostro tempo, molto prima delle pallottole arriva la macchina del fango, questo vale in Albania, in Montenegro, in Serbia, in Ungheria, in Polonia, in Russia. E chi ha vissuto il regime comunista conosce benissimo questa strategia, perché i servizi segreti comunisti sempre hanno utilizzato lo strumento della delegittimazione per distruggere l'individuo. Gli americani lo chiamano assassinio del carattere, no? Quindi è come se appunto uccidesse non la persona ma ciò che quella persona è, lo lasci in vita ma gli uccidi la morale, la reputazione, l'immagine, e difendersi da tutto questo è quasi impossibile. E qui c'è un punto di caduta particolare, e cioè che si difende meglio dalla macchina del fango chi è realmente sporco. Chi è realmente sporco ha tutti gli strumenti per difendersi, perché già sa dove verrà attaccato. Chi invece è di fatto innocente non sa come difendersi, perché neanche sa in questo momento, quando lo vive, dove lo stanno attaccando e per cosa lo stanno attaccando. E avere quindi un'immagine, diciamo, solidale, che persegue la giustizia, oggi è molto più difficile che avere un'immagine autoritaria, sopra le righe, scorretta, perché alla seconda, quella che ho appena descritto, viene perdonato tutto, quindi Trump, tutto, qualsiasi cosa. Trump può essere accusato di stupro o di omicidio, non perde un voto. Se dall'altra parte Biden o Obama fossero accusati di stupro o di omicidio, perderebbero milioni di voti.
perché quella parte è molto sensibile, la parte sinistra, la parte progressista, è molto sensibile a dossieraggi, è molto sensibile alle accuse, è molto sensibile ancora prima dei processi a qualsiasi tipo di illazione. La destra invece tende a fare gruppo, a non credere alle altre versioni sui propri leader. Questo succede anche in Germania, negli Stati Uniti, come ho detto, in Svezia. Quindi la macchina del fango è sì un tema che mi travolge, ma che riguarda le democrazie. Roberto, deciderei di più se sai perché strutture economiche che controllano mafia in Shqipri o in Balkan, sepse ju një njëri tani më mjafti specializuar dhe më autoritet do të thoja ndërkombëtar në këtë fushë. Cila është analiza juaj, pra, cilat janë raportet mes organizatave kriminale me kontroll të qartë në ekonomi mes Italisë dhe Shqipërisë? Beh, la criminalità organizzata albanese è molto, molto articolata e molto complessa. Mi sentirei di dire che in questo momento il luogo dove la criminalità albanese è più forte che altrove è Londra. L'Inghilterra è la terra di elezione dei gruppi criminali albanesi. Va ricordato che per esempio uno dei gruppi più famosi mediaticamente albanesi, adesso credo in grande crisi, Compagnia Bella, è uno dei gruppi criminali più forti negli anni passati, aveva la propria centrale operativa in Ecuador. E aveva la sua centrale operativa in Ecuador proprio per organizzare il traffico di cocaina con l'Inghilterra. Il rapporto della mafia albanese con le mafie italiane è così. Sono quasi un'unica cosa. Dico quasi perché, per esempio, in Inghilterra l'operatività albanese è completamente autonoma. Ma negli Stati Uniti, ma la mafia albanese è entrata completamente nei cartelli italiani. Fino agli anni 90, anche forse per tutto, insomma, diciamo, forse dovrei dire fino al 2000, era impossibile entrare in Cosa Nostra America senza avere sangue italiano da entrambi i genitori. Poi hanno iniziato ad affiliare mafiosi, uomini d'onore, anche con solo la madre italiana. Poi hanno iniziato ad affiliare con anche solo il padre italiano. E adesso affiliano anche gli albanesi. Quindi le organizzazioni albanesi sono a New York, per esempio, a Chicago, sono dentro Cosa Nostra America. E non era mai successo nella storia. In Italia c'è un rapporto ormai trentennale. L'evoluzione della mafia albanese si deve tantissimo al traffico delle armi. Cosa che per esempio non ha tanto impattato nell'immaginario degli albanesi stessi, perché diciamo cosa impatta? Impatta il traffico della prostituzione, impattano i furti nelle case, impatta lo spaccio in strada, tutte cose che le organizzazioni albanesi non fanno più. Sì, la prostituzione continuano a farla, ma sempre più delegandola, cioè prendono soldi da altri che la organizzano. Furti in casa zero, sì, lo faranno individui, ma non è strutturato come un tempo. Lo spaccio per strada è tutto delegato a magrebini, nigeriani, africani. Le organizzazioni albanesi vendono armi. In Italia ci sono dei dati, li ho pubblicati qualche tempo fa sul Corriere della Sera, che ci dimostrano che la totalità del traffico di armi illegali è solo Albania-Italia, cioè non arrivano da altri posti. Anche quando partono dalla Bulgaria e dalla Romania passano sempre per l'Albania. E l'altra questione resta l'erba. Non solo la vicenda di Lazarat e questi luoghi qui, ma è diventati famosi per, diciamo, nel mondo, no? Per la produzione di marijuana, ma l'Albania continua a essere un luogo dove transita l'hashish, la marijuana, e il vettore è geografico è Albania-Italia. La forza delle mafie albanesi è la stessa forza delle mafie italiane, cioè la famiglia, il sangue, i legami parentali, l'omertà. Queste dinamiche
portano le organizzazioni ad essere ininfiltrabili. E poi c'è da dire che l'antimafia in Albania è alle origini ancora. Per quanto ci siano stati negli ultimi anni importanti sforzi, perché va riconosciuto che, diciamo, con l'arrivo della democrazia, il tema per la politica albanese non è certo scoprire le mafie o contrastarle, il tema era far ripartire un paese devastato da un regime decennale. Adesso già qualcuno ne parla, si discute, non è facile affrontarlo, perché esattamente come accade per l'Italia ci sono persone assolutamente per bene che hanno però il cugino, il marito della cugina che è connivente con le organizzazioni, e quindi spesso basta una parentela anche lontana per mettere ombra su una figura pubblica. Quindi questo è molto difficile. Però quello che mi stupisce ogni volta che ho a che fare con il mondo albanese, che amo molto, quando vado in Albania, è sentire che di mafia albanese se ne parla molto più fuori che in Albania, molto più fuori che in Kosovo, perché tutto questo, la criminalità organizzata kosovaro albanese e anche albanese macedone è molto forte. La grande Albania non si è realizzata in politica, ma si è realizzata col crimine, e tutti questi elementi purtroppo vengono poco affrontati. Basta che vai a vedere le pubblicazioni sulla mafia albanese, sono molto poche. Ju keni qenë mjaft kritik për sa i përket protokollit të lidhur ndërmjet qeverisë italiane dhe qeverisë shqiptare për krimin e një qendre për pritjen e refugjatëve që vinë kryesisht nga Afrika në Shqipëri. Shumë organizata ndërkombëtare, gazetar, intelektual, për të thirrë së vërtetë se kanë kritikuar këtë protokoll, duke u nisur nga frika për respektimin e lirive dhe drejtave themelore të njerëzit, apo thënë ndryshe standardit ndërkombëtar dhe standardit europian në fushën e azilit. Ndërkohë, qeveria italiane dhe qeveria shqiptare kanë konsideruar këtë protokoll si model. Qëndrimi kryesor i qeverisë shqiptare është që një gjë e tillë po bëhet në emër të solidaritetit ndaj Italisë që një aq më tepër që ne jemi një komb që e kemi përjetuar vetë eksodin. Ju keni parashtruar para opinionit publik një qasje tjetër. Ju keni analizuar implikimet që ka kjo çështje në raport me penetrimin e krimit të organizuar. A mund na sqaroni, ju lutem, opinionin tuaj, pse mendoni kështu, dhe në rast se ky protokoll do të zbatohet, cilat mund të jenë disa nga këshillat tuaja që do të reduktonin apo do të evitonin implikimin e krimit në këtë sipërmarrje? Ho trovato molto, diciamo, singolare questa sorta di alleanza sui migranti tra Albania e Italia. A oggi è sembrato semplicemente un annuncio, nulla di più. Ma a parte, guardiamo i dati, 36.000 migranti, stiamo parlando di questo numero, dovrebbero andare in due centri di detenzione in Albania. Uno costruito per la gestione delle procedure di frontiera, quindi di identificazione, provenienza, visite mediche, un altro per trattenere i migranti prima del rimpatrio. Tutto questo ha un anticipo di 16 milioni di euro da dare all'Albania. Ma io ritengo che non solo non porterà a nulla questa decisione, ma diventa un costo aggiuntivo in termini sia economici che logistici per l'Italia. Innanzitutto c'è un problema di giurisdizione, e cioè la giurisdizione italiana verrebbe estesa a un territorio extraeuropeo attraverso semplicemente la stretta di mano tra il presidente Rama e il presidente Meloni. Questo significa che in quei centri non verranno applicate le leggi albanesi, ma quelle italiane, anche se il centro si trova in Albania. Quindi già questo è un tema molto controverso.
E quindi chi deciderà circa la libertà personale del migrante che aspetta di essere rimpatriato? Cioè, chi decide sulla richiesta, per esempio, di protezione internazionale? Se un migrante portato in Albania dice io ho diritto alla protezione internazionale, lo decide un giudice italiano? Sì, lo deve decidere un giudice italiano, ma quale? Scelto in base a cosa? Chi decide, chi stabilisce chi sia il giudice competente e il principio base del diritto, tra l'altro? E quindi com'è possibile? Su questo non c'è chiarezza. Poi c'è un'altra cosa. Ogni richiedente asilo, che per esempio viene soccorso da una nave militare italiana, ha diritto a presentare domanda di protezione all'Unione Europea. Se questa persona però viene portata in un paese extra Unione Europea, come si garantisce questo diritto? Le persone avranno accesso a tutti i servizi che dovrebbero essere assicurati, viene promesso, ma ne siamo sicuri? Avvocati, interpreti, commissioni territoriali, mediatori, qualcuno si preoccuperà di mantenere gli standard europei sui diritti? E poi, chi decide chi verrà trasferito in Albania? Il governo ha detto no minori, no donne, soggetti vulnerabili, ma da a bordo di una nave com'è possibile stabilire se qualcuno sia vulnerabile o meno? E questo accordo è chiaramente anticostituzionale. Anticostituzionale. E, del resto i numeri non tornano, perché nel protocollo il governo scrive che nei centri albanesi potranno essere ospitate al massimo 3.000 persone alla volta. Quindi Giorgia Meloni ha specificato che 3.000 persone saranno trasferite ogni mese per un totale di 36.000 all'anno. Quindi 36.000 rimpatri ogni anno. E da quale cilindro esce questo numero? Lo stesso ministro Piantedosi, parlando in Parlamento, ha ammesso che i numeri reali al momento sono molto più bassi. Cioè da gennaio a ottobre dell'anno scorso l'Italia ha rimpatriato 3.400 migranti. L'anno precedente ne ha rimpatriati 2.000. altro che 3.000 al mese. Quindi questi numeri, cosa succede? Che sono gonfiati semplicemente per suggerire che il governo stia gestendo e risolvendo la questione migratoria, che invece non gestirà. Rispondendo alla tua ultima domanda, cioè se c'è il rischio di infiltrazioni mafiose, come? E perché dico questo? Perché le organizzazioni mafiose si sono infiltrate già, per esempio, in diversi centri italiani, per gestire le mense, per gestire la filiera dei migranti, anche se si guadagna ancora in Italia ancora poco. Il vero guadagno sono i trafficanti, e lì ci pensano le mafie albanesi, le organizzazioni criminali tunisine, le organizzazioni criminali turche, se parliamo invece del lato Egeo. E quindi è probabile, a meno che non lo facciano perché ci sia troppo poco da guadagnare, è probabile che le organizzazioni criminali albanesi mettano le mani su tutto questo. A oggi è stata tutta un'operazione mediatica. Kupo gabon Europa me çështjen e refugjatëve që vijnë kryesisht nga Afrika. E bëj këtë pyetje sepse kur dëgjon retorikën e udhëhecësve të vendeve të ndryshme të Europës, pavarësisht se të gjithë përpiqen të predikojnë solidaritet dhe ta konsiderojnë këtë si një çështje europiane, retorika është qartësisht kombëtare, veprimet janë të njanshme dhe në disa raste nuk do të ngurojë të quhet edhe egoiste. Ku po gabon Europa me këtë çështje? È una domanda molto complicata, non saprei dare una formula, magari potessimo trovarla. Sento di dire però che il più grande errore è stato associare i salvataggi in mare ai complotti di sostituzione etnica, ai piani di invasione. Il salvataggio in mare era ed è un atto di soccorso, come soccorrere una persona che ha un incidente su una strada, come soccorrere chi sta subendo l'incendio della propria casa, come soccorrere qualcuno che sta male e arriva un'ambulanza. Invece cosa è successo? Hanno iniziato i partiti di destra di tutto il mondo,
a considerare un'ambulanza una strategia politica. E questo ha iniziato a generare diffidenza, pregiudizio, orrore. È chiaro che il problema culturale ed economico c'è ed è enorme. Però proprio l'Albania ci racconta una storia diversa. Quando negli anni 90 arrivò la famosa nave gremita di donne, uomini e bambini albanesi al porto, ai porti pugliesi, l'Italia non ci pensò neanche un attimo a respingere. Berlusconi andò sul luogo di attracco allo stadio dove furono accolte le famiglie, pieno di lacrime. Non pensò neanche per un attimo di andare lì a dire: non ci invaderete, non ci porterete il crimine. Non ci pensò. Sarebbe stato un gesto antipopolare, non gli avrebbe generato consenso. Non associò in quell'occasione crimine a migrante. Poi sì, gli albanesi lo sanno bene, no? Che cosa è successo? La Lega inizia ad associare la parola albanese alla parola criminale, lo fanno i partiti di populisti di destra scientificamente per anni, per decenni. E ci sono, c'è la terribile storia dello speronamento di una nave fatta dalla Guardia di Finanza italiana, una storia mai chiarita, quindi anche lì iniziano ad esserci problematiche. Ma nessuno pensava di poter dare una responsabilità criminale a chi attraversava il mare per il pane. Oggi non è così. E io mi sono sempre opposto a tutto questo, dicendo: definire un'ambulanza del mare un taxi, parlare di viaggi nel Mediterraneo come crociere, non c'entra nulla col pensiero politico, neanche con l'agire politico, è solo un'infamia. Perché il pensiero politico che dice, per esempio, che non è possibile o non è corretta o non è gestibile un'accoglienza, salva e poi ragiona su come gestire i flussi, su come capire in Europa come distribuire i migranti, ma non mette mai in discussione il salvataggio, mai. E ancor meno non mette in discussione chi salva vite. Invece le destre, chiamando chi salva vite taxi del mare, hanno anche tolto il senso di colpa dalle persone, che dicevano: ah, fanno, invece di patire perché fanno tutto le ONG, perché realizzano tutto altri, e quindi il cittadino si sente, diciamo, in colpa, donne incinte, bambini che annegano, fanno tutto a loro, quindi la paura delle della politica è che questo senso di colpa porti a votare poi per partiti vicini o formazioni vicine, magari anche solo culturalmente, con l'ONG. Ma se invece dici: ma no, non stanno salvando, stanno organizzando l'invasione, non stanno salvando, sono complici dei trafficanti, a quel punto si interrompe il senso di colpa, si interrompe l'empatia. Ah, quindi ti senti a posto così, anzi, quando annegano, quando stanno male, dici: non è colpa nostra, è colpa di questi criminali, non è responsabilità delle politiche che voto, è colpa loro. Infine, l'unica cosa da fare è creare accessi legali all'Europa, accessi legali a un paese come l'Italia, dove c'è una richiesta enorme di manodopera, dove intere aree del sud Italia sono vuote. Quindi bisogna creare dei corridoi di sicurezza. Del resto, condivido con Emma Bonino questa immagine: noi siamo una casa di cura per anziani dinanzi a un asilo nido. L'Africa è la casa di cura, è l'Italia, il paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Questo significa moltissimo di quanto si sia sbagliato tutto riguardo alle politiche familiari, riguardo alle politiche di assistenza, riguardo alle politiche occupazionali, tutto. La migrazione e le migrazioni sono una risorsa nel momento in cui diventano gestibili. Queste destre sono andate al governo promettendo, poi non riuscendoci,
la guerra contro disperati, facendoli passare per criminali. Con la stessa paura che sono andati al governo, cadranno. Chi vince generando paura cade di quella stessa paura. Roberto, kur isha në qeveri, shpesh me kolega apo homolog ndryshëm italian, ishim në një mendje në faktin që marrëdhëniet italo-shqiptare apo shqiptaro-italiane duhet të jenë më efektive sesa marrëdhëniet ndërmjet mafias italiane dhe asaj shqiptare apo organizatave kriminale në Itali dhe në Shqipëri, që siç u that, janë pothuajse një. Është e tepër ta them këtu që Italia për ne shqiptarët që vinim nga komunizmi të drobitur ishte një dritare e mundësisë europiane. Dhe më vjen keq që shpesh temat diskutimit janë tema emergjente, siç është rasti tani i protokollit për refugjatët. Kam shumë dëshirë di pikpamjen tuaj. Çfarë mund bëhet më mirë në këtë drejtim? Pra, si mund të forcohet edhe më shumë kjo marrëdhënie? Ritengo l'Albania uno dei luoghi più belli in assoluto del mondo. Le sue montagne, il suo mare tengono insieme, diciamo, bellezze storiche e geografiche inesplorate. Nell'immaginario di molti turisti non c'è chiara questa bellezza. E mentre le mafie sono molto alleate, quelle italiane, quelle albanesi, l'imprenditoria e la politica molto meno. Arriva sì la politica adesso, questa alleanza sugli immigrati che è più di servizio, ma tutto il resto? Addirittura c'è stato quest'anno un po' di rancore verso gli albanesi per via del turismo che l'Albania sta strappando all'Italia, perché fornisce prezzi migliori e servizi migliori rispetto ai prezzi costosissimi dell'Italia meridionale e servizi sempre più mancanti. Dovrebbe esserci una possibilità molto, molto più attiva e vivace di investimenti. La lingua. Gli albanesi non stanno più parlando l'italiano. Le nuove generazioni parlano l'inglese, il tedesco, il francese. L'italiano sempre meno. Guardano sempre meno la televisione italiana. Il paese in cui emigrare è innanzitutto Londra, l'Inghilterra, poi la Berlino, poi la Germania, poi Roma, Milano e l'Italia. E le accademie albanesi e le università, quindi le accademie italiane, potrebbero di gran lunga unirsi. Gli investimenti potrebbero essere molto più diffusi. Gli istituti di cultura, poter fare molte più iniziative. Le possibilità sarebbero infinite di questa alleanza. L'Albania è una terra meridionale. Sintesi di due mondi, quello orientale e quello europeo. In qualche misura il sud Italia è così. Io mi sento molto più vicino a uno scrittore maghrebino che a uno scrittore scandinavo. Io mi sento molto più vicino a uno scrittore albanese che a uno scrittore francese o inglese, come formazione, come continuità estetica del luogo in cui ho abitato e abito. In ultimo, nota dolente, non c'è una vera collaborazione sul contrasto al crimine. Esiste ed è anche articolata rispetto agli anni 90, rispetto a tutti gli anni del contrabbando di sigarette, dove era impossibile fare indagini in Albania, era tutto corrotto. Adesso non è così. Però è troppo poco. Intendo dire troppo poco rispetto al fenomeno. Bisognerebbe creare un accordo con le procure italiane antimafia e avere presidi costanti della DDA in Albania. Autorizzare con leggi straordinarie la DDA, cioè la direzione, la DIA investigativa antimafia o il distretto distrettuale antimafia, a poter operare anche in Albania. Credo che questi due popoli cugini abbiano moltissime cose in comune. E credo che la cultura albanese, la sua storia, la sua poesia, la sua resistenza
meritano un racconto costante, che può avvenire solo se non teme di mostrare anche il suo lato oscuro. E io ho una prova da portare, Napoli. Napoli in questo momento è una delle città più visitate del pianeta Terra. E lo è perché ha saputo raccontare, o meglio, qualcuno ha voluto raccontare, tra questi ci sono io, il suo lato oscuro. E questo ha portato a conoscere una città e quindi a non temerla. E quindi non a vivere solo di pregiudizio, il contrario di quello che si crede. Quando tu racconti il lato oscuro, il pregiudizio si frantuma, e inizi a capire cosa è e capendola ti incuriosisci, non la subisci, non la temi e quindi ne sei incuriosito. È una delle terre probabilmente più inesplorate da questo punto di vista d'Europa. E io mi aspetto da questa alleanza grandi cose, nel senso la possibilità di costruire sempre più relazioni creative nuove, ma per quello che sta accadendo è tutto ancora troppo frammentato. Gli italiani che vanno lì quando per iscriversi all'università e farla rapidamente, oppure appunto questo tipo di alleanze politiche per permettere al governo di far vedere che poi di fatto non lo fa, che si sta occupando diversamente di immigrati, insomma, questi sono rapporti truffaldini, diciamo. C'è tutto un altro mondo già attivo di rapporti imprenditoriali e culturali che deve essere maggiormente sostenuto. Grazie Roberto, è stato un piacere. Piacere mio.